Nella sede di Forza Italia, a Pescara, Nazario Pagano, senatore e candidato alla Camera, ha presentato due emendamenti a sua firma, tra gli altri, che saranno discussi in Commissione Finanze lunedì e saranno votati martedì mattina per arrivare infine in Aula del Senato nel pomeriggio. Forza Italia punta sugli aiuti alle famiglie contro il caro prezzi. Il primo emendamento riguarda la sospensione delle cartelle esattoriali. Si chiede in sostanza la sospensione dei pagamenti di fine settembre per rateizzarli nei mesi successivi. L'emendamento prevede anche l'annullamento di tutte le sanzioni previste in caso di mancato o ritardato pagamento. Il secondo emendamento riguarda un provvedimento già approvato nel decreto sostegni in occasione della crisi pandemica, cioè aiuti alle famiglie per il pagamento anche dei fitti domestici e delle emergenze alimentari. Di fatto si tratta di aiuti ai comuni, che dovranno poi distribuire queste risorse alle famiglie più bisognose. Pagano si è detto convinto comunque di un accoglimento dei due emendamenti da parte del governo Draghi. Uno spazio di cittadinanza aperto e disponibile all'ascolto di chiunque voglia sedersi, raccogliere un'idea, rappresentare un bisogno, evidenziare un'emergenza. Così Luciano D'Alfonso, candidato per il PD al collegio plurinominale per la Camera, descrive e presenta il suo comitato elettorale in Piazza Unione a Pescara. All'inaugurazione una importante partecipazione. Tra abbracci e pacche, sorrisi e strette di mano, una strategia si fa largo e accomuna. Si punta decisa a quella grossa fetta che rasenta metà elettorato che non ha ancora deciso, complici la brevità della campagna e la collocazione mai sperimentata in quasi 80 anni di Repubblica. Da qui potrebbe venire la sorpresa. Per la tattica invece sono tutti d'accordo i candidati della lista Partito Democratico per un'Italia Democratica e Progressista. Torna di moda il porta a porta, il faccia a faccia con l'elettore. Attenzione sì, ma senza esagerazioni ai social. È tempo di parlare chiaro e lo si può fare soltanto incontrandosi di persona. In questa prospettiva il comitato resterà aperto ogni giorno, anche dopo il 25 settembre.